Bentrovati all'appuntamento con Dentro il Consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana. In questo nostro incontro ci soffermiamo a quello che è avvenuto venerdì 26 maggio, un momento importante, una giornata in ricordo anche della strage di Viale Orgofili. Però andiamo per ordine e questi sono i temi. A 30 anni dalla strage di Via dei Orgofili, la Regione Toscana ha organizzato un evento al Teatro della Compagnia, presente anche PIF. Mentre nel pomeriggio, tra le iniziative del Consiglio regionale, anche un ricordo con gli studenti, il Parlamento degli studenti e Tina Montinaro. Un minuto di silenzio invece davanti alla teca che contiene i resti dell'auto della scorta distrutta nell'attentato di Capaci, proprio davanti agli Uffizi di Firenze. Il nostro appuntamento, come detto, è monotematico. Ricordiamo ovviamente Angela e Fabrizio Nenzoni e le loro figlie Nadia e Caterina, lo studente di architettura Dario Capolicchio. La notte tra il 26 e il 27 di maggio del 1993 perso la vita in una bomba che provocò, scoppiando all'angolo di via Lamberdesca, proprio in via dei Orgofili, 41 feriti. Distrusse la storica Torre dei Pulci, dove ha sede l'Accademia di Orgofili, e causò ingenti danni a tutto il patrimonio culturale e abitativo circostante, lasciando molte famiglie senza tetto. Altre bombe esplosero lo stesso anno a Roma e a Milano, a conferma di un disegno criminoso. La strage di Via Orgofili, un racconto lungo 30 anni, giustizia, memoria e verità, è stata organizzata questa iniziativa da questo titolo con i ragazzi delle scuole presso il Cinema Teatro La Compagnia di Firenze. Una mattinata che ha visto anche la presenza di PIF insieme a molti consiglieri regionali, nonché il Parlamento degli studenti. Ma stamani davvero densa di valori, di emozioni, di quella reazione che noi vogliamo con iniziative come queste, una reazione della società civile, una sensibilità dei giovani, perché sono loro i cultori della legalità, coloro che possono fortificare la nostra società dal senso della lotta costante. In qualche modo vale quella frase di Piero Calamandrei, scritta in un'altra epoca e in un'altra occasione: lode a Sant'Anna, ora e sempre resistenza. E con la criminalità organizzata e la cultura mafiosa fatta di omertà, fatta di corruzione, fatta di rapporti sotto quello che è l'immagine complessiva, ma che portano poi sempre a fatti illeciti, al dispregio della persona, come è accaduto nella strage dei Orgofili, e che dobbiamo essere fortificati e fare molta rete fra le istituzioni e molta sensibilità fra i cittadini. La mafia non è solo quella stragista che ha ucciso tante donne e tanti uomini, tanti magistrati, poliziotti, bimbe e bimbi. La mafia è qualcosa di più profondo e serve un paradigma culturale. Bisogna partire dalle scuole, bisogna impegnarsi perché ognuno di noi diventi sentinella di legalità. Questo è il senso di questa iniziativa. E poi abbiamo voluto la Quarto Savona 15 a Firenze, vicino al luogo della strage dei Orgofili, per legare le stragi mafiose di quegli anni. Io ero un ragazzino e proprio da quelle stragi, dalla morte del giudice Falcone, di Borsellino, dell'assistente Montinaro, di tante altre donne e uomini, ho deciso di iniziare il mio impegno politico, mettermi a disposizione per gli altri, per fare in modo che il paese migliori, che la mafia venga combattuta ogni giorno dalle istituzioni, dentro le istituzioni. Lo dico da quello che io faccio questo di mestiere, raccontare storie. Secondo noi dobbiamo capire che bisogna rinnovare sempre il modo di raccontarlo, perché cambia appunto la mafia, cambia anche le persone che ti devono ascoltare, che cambiano, cioè, nuove generazioni. L'altro ieri a Palermo facevo questa riflessione, che quando uscì La mafia uccide solo d'estate era considerata una cosa molto innovativa il modo di raccontarlo. Magari temo che 10 anni dopo non sia così innovativa e diventerà vecchia anche quello, quindi si dovrà sempre rinnovare il modo di raccontare. Oggi lo racconteresti in maniera diversa, hai raccontato la mafia in modo originale, sia nella mafia uccide solo d'estate che in Guerra per amore. Beh, sì, racconterei in maniera diversa perché è diversa la mafia, è un'altra cosa, è cambiato anche l'atteggiamento, che in quel caso, dei palermitani.
mentre noi non abbiamo mai detto fra di noi la mafia non esiste, dicevamo non è pericolosa, questa è la cosa clamorosa, era un modo per sopravvivere, negare il male, la pericolosità del male, non negare il male perché era evidente che ci fosse il male. Dopo il 92 è cambiato tutto, quindi non si può pensare di continuare a raccontare come abbiamo fatto prima, cioè non funziona. Sicuramente le indagini che abbiamo svolto fino ad oggi ci hanno fornito degli elementi per arrestare altri soggetti, tant'è che oltre a Messina Denaro Matteo bisogna ricordare che abbiamo arrestato anche altre 8 persone. Quindi al momento il nostro campo di conoscenza investigativo è limitato a questo. Certo, qualora lui decidesse di collaborare con la giustizia potrebbe sicuramente farsi un passo avanti molto molto importante. Molto importanti sono tutte le tracce che ha lasciato e connesse al suo arresto in attesa di un'eventuale sua collaborazione, per il momento non sembra essere probabile. Ma allora guardi, noi al momento dell'arresto, lo stesso giorno abbiamo individuato il covo dove lui si rifugiava. Non svelo nulla dicendo che all'interno di quel covo abbiamo trovato del materiale di interesse investigativo che abbiamo già in parte utilizzato per arrestare altri 7 soggetti, in aggiunta al primo che abbiamo arrestato il 16 di gennaio quando insomma, lo ha accompagnato lì alla clinica La Maddalena. Quindi insomma ci sono degli elementi investigativi che dobbiamo decifrare, ci sono sicuramente degli approfondimenti da fare, però insomma le indagini sono complesse ma stanno andando avanti a ritmo serrato. E so che comunque qui in Toscana la cultura della memoria è stata portata avanti e coltivata nella maniera corretta, perché in questi giorni ho visto tanta partecipazione, tanta conoscenza che è fondamentale. E quindi il ricordo è sempre vivo di quei tragici eventi ed è soprattutto vivo il ricordo delle povere vittime e anche la vicinanza nei confronti dei familiari che continuano a soffrire. Dei giovani che si impegnano quotidianamente e noi insomma questa loro libertà di scelta chiaramente lo dobbiamo a quegli uomini che nel 92 hanno dato la vita per la loro libertà. Ed è chiaro che in questo modo abbiamo vinto noi, perché i nostri giovani, la società è cambiata e dopo 30 anni siamo qui insomma comunque a parlare di quegli uomini, quindi abbiamo vinto noi. Il Presidente dell'Assemblea Legislativa Antonio Mazzeo insieme all'Ufficio di Presidenza dei Consigli Regionali ha incontrato Tina Montinaro, Presidente dell'Associazione Quarto Savona 15, nonché moglie del capo scorta del giudice Giovanni Falcone, Antonio Montinaro, e il Questore della provincia di Firenze, Maurizio Arriemma. Tina Montinaro ha risposto alle domande di una rappresentanza del Parlamento regionale degli studenti nel ricordo delle vittime delle stragi di mafia. L'incontro si è tenuto nella sala del Gonfalone, in Palazzo del Pegaso. Ricordiamo che Quarto Savona 15 è l'associazione che ha l'obiettivo di mantenere viva la memoria della strage di Capaci del 1992, trasformando il dolore in azioni concrete. La Toscana è sempre stata terra di diritti, una terra che non si è voltata dall'altra parte, una terra che ogni giorno con l'impegno di ciascuno di noi dice che le mafie devono stare lontane. Non è semplice, sappiamo che è una battaglia complicata, che serve un cambiamento culturale da parte di tutti, però come diceva il giudice Borsellino, parlatene, tenete alta l'attenzione, perché oggi sicuramente la mafia non è contenta che stiamo parlando di tutto questo, che ricordiamo e comprendiamo quanto è accaduto con il drammatico attentato al giudice Falcone, a sua moglie, a tutti coloro i quali facevano parte della sua scorta, e poi con la strage dei Georgofili. Io davvero oggi sono emozionato nell'ascoltare le parole di Tina Montinaro, la moglie dell'agente Antonio Montinaro, che ci racconta come dal dramma, dal dolore si riesce a produrre speranza. Questo è il messaggio più forte da mandare ai ragazzi e ai ragazzi toscani. Non siate indifferenti, aiutateci, facciamo tutti insieme la nostra parte, sosteniamo il lavoro delle forze dell'ordine, perché la mafia può essere e deve essere sconfitta.
È importante dimostrare quanto il Consiglio regionale stia dalla parte giusta, quella contro la mafia, perché la memoria, il ricordo di quella strage, di quella paura che veniva innescata in quegli anni in tutta Italia potrebbe tornare, e quindi serve ricordare, serve portare memoria, serve fare testimonianza. La mafia con quella strage creava paura anche laddove poteva sembrare che non esistesse, e quindi il dovere di Firenze, della Toscana, del Consiglio regionale è di ricordare con grande dedizione queste giornate, confrontarsi con gli studenti, creare e innescare lo spirito della legalità, della giustizia, gli elementi che ci hanno contraddistinto di una terra come la nostra che non è immune alla contaminazione. Dobbiamo sviluppare degli anticorpi forti nella nostra società e soprattutto ricordare quelle persone che hanno servito lo Stato fino alla fine e hanno sempre dedicato la loro vita per combattere quello che diciamo è un problema che sembrerebbe apparentemente risolto, ma che poi ti appare sempre all'improvviso. E quindi Firenze, la Toscana, tiene alta l'asticella di essere vigile contro la mafia sempre e comunque. Questo impegno dura ormai dal 1995, è da una stagione appunto estremamente prossima a quella drammatica delle stragi, in cui abbiamo visto vacillare la democrazia italiana e di conseguenza abbiamo preso coscienza che proprio a partire dai valori democratici, in primis il valore dell'associazionismo in quanto tale, bisognava trovare le dinamiche e i tempi di contrasto alla malavita organizzata di stampo mafioso. Libera Toscana si sta muovendo in questo solco con l'aiuto delle istituzioni e con la regione, i progetti si moltiplicano, è importante raggiungere le ragazze e i ragazzi laddove vivono i loro tempi di apprendimento, ma anche proporre loro delle esperienze che al di fuori del contesto scolastico li conducano a capire quanto è importante sporcarsi le mani anche materialmente contro le mafie. Sto parlando dei campi di lavoro sulle terre confiscate alle mafie, che vede la Regione Toscana proporci periodicamente dei bandi a sostegno, perché è importante andare a vedere anche i luoghi storici delle mafie, è importante andare a vedere come le mafie si sono approfittate della realtà più bella di questo paese, del nostro bene comune supremo, che è proprio anche al di là di tutto il contesto umano, quello che la Costituzione parla, definisce come il paesaggio, che non è soltanto appunto la linea dell'orizzonte e tutto ciò che la precede. È l'idea proprio di come l'umano si articola sulla dimensione di ciò che si produce, di ciò che si coltiva, di ciò che si vive, della cultura che si esprime. Gli Uffizi abbiamo voluto portare la quarta zona 15, che lo dico da diversi anni, per noi rappresenta il sacrario della Polizia di Stato, perché all'interno ci sono ancora i resti tangibili di tre ragazzi, Antonio, Rocco e Vito. E insieme al Consiglio regionale abbiamo voluto trovare questi momenti per poter ripresentare alla città, perché era già avvenuta insieme alla signora Tina Montinaro, uno dei nostri simboli. Per ricordare cosa? Che i nostri caduti, i nostri morti, ma un po' tutti quelli che si sono sacrificati per affermare la legalità in questo paese, noi abbiamo il dovere morale di ricordarli. E ricordandoli possiamo trasmettere ai nostri figli, ai giovani, a quelli che in questo momento stanno lavorando, studiando per costruire questo paese, che è grazie a loro se oggi siamo in un paese libero e democratico. Per me quella è la tomba di mio marito, è il sacrario della Polizia di Stato. La tomba di mio marito, perché mio marito è rimasto imprigionato insieme a Rocco e a Vito in quella macchina. E quindi io dico sempre, ci stanno tre famiglie lì dentro e non dobbiamo dimenticarli. Però se vogliamo veramente fare memoria, che è importantissimo, dobbiamo ricordare i nomi di quei ragazzi e sapere che cosa hanno fatto e che tipo di scelte hanno fatto nel lontano 90-92. I ragazzi devono essere diversi da noi, devono essere curiosi, si devono fare delle domande e capire perché nel nostro paese è successo tutto questo. E quindi devono essere dei ragazzi coraggiosi e mai girarsi dall'altra parte. E dopo l'incontro del Palazzo del Pegaso, un mini corteo si è mosso verso il Piazzale degli Uffizi,
dove tutti i partecipanti hanno osservato un momento di raccoglimento di fronte alla teca che contiene i resti dell'auto del Fiat Croma della scorta che il 23 maggio 1992 fu colpita in pieno dalla deflagrazione dell'attentato dei Capaci. È una giornata emozionante, una giornata che non serve solo a costruire memoria ma anche a comprendere. Abbiamo deciso di mettere qui vicino a Via dei Giorgofili la Quarto Savona 15 che è il simbolo purtroppo del tragico attentato che portò alla morte di Giovanni Falcone, di sua moglie e di anche Antonio Montinaro e altri due ragazzi della scorta. Perché l'abbiamo messa qui vicino? Perché è stata una stagione stragista davvero tragica che ha toccato tutta Italia, è partita dalla Sicilia ma è arrivata a Roma, a Milano e poi nel cuore di Firenze, portando anche tra l'altro alla morte di una bambina di 50 giorni. E oggi siamo qui per dire no alle mafie, che noi faremo tutto quello che è in nostro possesso perché anche in questa terra che fino a poco tempo fa sembrava una terra incontaminata ma che invece ha visto l'arrivo di infiltrazioni mafiose, noi dobbiamo costruire tutte le condizioni perché queste non ci siano più. È una sfida collettiva, non passa solo attraverso il nostro impegno, quello delle forze dell'ordine e della magistratura che ringrazio, ma serve un cambio di paradigma culturale molto forte ed è questo quello che vogliamo fare insieme alle ragazze e ragazzi alle nostre scuole. Momento di silenzio, di testimonianza, di impegno. Siamo qui uniti per dire che continuiamo tutti i giorni in modo forte, convinto, sinergico tra le varie istituzioni la lotta contro la mafia. Abbiamo collegato idealmente la strage di Capaci con la testimonianza che la vedova Montanaro ha svolto in Consiglio regionale a questo momento di riflessione veramente importante di fronte al monumento per la memoria delle vittime dei Giorgofili. Tutti insieme, senza retorica, ma con tanto impegno, contro la mafia, per dire mai più e per dire che chi sbaglia deve pagare. E questa è una giornata che abbiamo voluto vivere insieme a voi per non dimenticare, per ricordare a 30 anni dalla strage di Via dei Giorgofili. Dalla prossima settimana torneremo ovviamente a parlare dei lavori d'aula. Vi ricordiamo comunque per tutte le informazioni e delucidazioni c'è il sito internet www.inconsiglio.it. Io vi ringrazio per essere stati con noi, vi do appuntamento tra 7 giorni quando saremo ancora insieme dentro il Consiglio.